Sì ragazzi, oggi impareremo a riprodurre questo effetto floreale sfruttando i pennelli di Illustrator. Partiremo di fatto dalla creazione di un nuovo pennello di tipo artistico, dopodiché utilizzeremo lo strumento pennello per andare a tracciare sostanzialmente degli elementi floreali seguendo l'area interna di una lettera, nel mio caso sarà la lettera A. Sì, lo so che vorresti iniziare sin da subito a lavorare all'interno di Illustrator, ma per questo tipo di tutorial vi consiglio di partire da una bozza su carta perché, credetemi, vi permetterà di ottimizzare il flusso lavorativo, ma soprattutto di esprimere al meglio la vostra creatività e fantasia. Perché ve lo dico? Perché ci sono passato anch'io. Anch'io all'inizio preferivo operare direttamente su schermo piuttosto che partire dalla carta. Ma poi un bel giorno ho capito che passando dalla fase di sketching i miei progetti erano migliori e inoltre riuscivo ad esprimere meglio la mia fantasia. Inizieremo quindi da un foglio di carta e per cominciare ho preparato questo foglio che ho creato direttamente in Illustrator e che mostra, come vedete, i contorni della lettera A. Lo potete creare in 5 minuti all'interno di Illustrator utilizzando lo strumento di testo, creando una lettera e applicando sostanzialmente un contorno nero. Ok, a questo punto quindi possiamo procedere con la fase di sketching e andremo di fatto a disegnare all'interno della nostra lettera degli elementi floreali e ovviamente lo faremo a matita. Bene ragazzi, abbiamo disegnato i nostri elementi floreali seguendo l'area interna della nostra lettera e adesso non ci resta che digitalizzarli per importarli in Illustrator. Ed eccola qui la mia bella scansione che vado subito ad inserire in Illustrator. Quindi entro in Illustrator dove nel mio documento è già presente il contorno della lettera che ho già stampato in precedenza, vado su File, Inserisci, seleziono la scansione e la inserisco nella tavola, la riduco, la porto sotto e la adatto al tracciato esistente sulla tavola. Ok ragazzi, direi che ci siamo. A questo punto andiamo nel pannello livelli, facciamo un doppio clic sulla miniatura del livello 1 che contiene i due elementi e attiviamo la voce template. La voce template, come ben saprete, ci permette di bloccare il livello e di attenuare l'immagine di una percentuale che andiamo a definire in questo campo. Io decido di attenuare l'opacità dell'immagine di un 30% e do l'ok. Creo un nuovo livello, il livello 2, dentro il quale andrò a disegnare i miei elementi floreali. Ok, quindi ci troviamo con due livelli e assicuriamoci di aver selezionato il livello 2. Selezioniamo lo strumento ellisse e andiamo a creare una forma di questo tipo. Selezioniamo adesso lo strumento penna, teniamo premuto il tasto Option o Alt e andiamo a convertire questo e quest'altro punto da punti morbidi a punti ad angolo. Facciamo quindi un click sempre tenendo premuti i tasti Option oppure Alt in modo tale appunto da andare a convertire i nostri punti e facciamolo anche di qui. Adesso andiamo a selezionare questi due punti centrali con lo strumento di selezione diretta e li spostiamo. Per farlo utilizziamo ovviamente il mouse e teniamo premuto il tasto Shift per spostare i due punti sulla stessa riga. Ok, direi che ci siamo, aumentiamo magari la distanza di questo punto sulla sinistra e perfetto. Ok, questa sarà sostanzialmente la forma del nostro pennello artistico che andremo a modellare successivamente. Ma come si crea un pennello artistico? Beh, forse lo saprete già, ma rivediamolo rapidamente. Apro il menu finestra, vado ad espandere il pannello pennelli che si trova qui. A questo punto prendo la mia forma vettoriale e la trascino all'interno del pannello. Ok, qui devo definire il tipo di pennello, seleziono pennello artistico e all'interno di questa finestra vado a modificare solo l'opzione di colorizzazione che sposto da nessuno a tinte. Do l'ok e a questo punto mi trovo il mio pennello bello che creato all'interno appunto del pannello.
tolgo oppure sposto il mio elemento vettoriale fuori dalla tavola, perché in questo caso non ci serve, potrei anche eventualmente eliminarlo, e a questo punto seleziono il mio pennello perché ho intenzione di andare a testarlo sulla tavola da disegno. Per farlo utilizzerò lo strumento pennello, che è attivabile anche tramite il tasto B, ma prima però faccio un doppio clic sullo strumento stesso e mi assicuro di aver assegnato un livello di fedeltà morbido. Ok, quindi vedi che il cursore è spostato qui sulla destra su un livello di fedeltà morbido, e in questo caso mi permetterà questa opzione di ottenere delle curve più delicate e con meno punti di ancoraggio. Questo perché io in questo tutorial sto utilizzando un mouse, mentre se tu hai a disposizione una tavoletta grafica puoi anche impostare un livello di fedeltà meno morbido, proprio perché avrai maggior sensibilità rispetto appunto che con un mouse. Quindi a questo punto possiamo iniziare a sperimentare il nuovo pennello artistico, e per farlo do l'ok, rimuovo il colore di riempimento e lascio assegnato un colore di traccia nero. Avvicino quest'area e con lo strumento pennello vado a ridisegnare il mio elemento floreale, il primo. E questo è il risultato. La forma creata in precedenza è andata quindi ad estendersi lungo il tracciato che ho disegnato. Ovviamente qui dovrei andare a ridurre lo spessore di traccia perché è troppo elevato, quindi vado nel pannello proprietà, traccia, e seleziono uno spessore almeno di 0,25 punti o forse anche qualcosina di meno. Mettiamo 0,20 punti. Ok, questo è il primo elemento vettoriale che abbiamo creato utilizzando il nostro pennello artistico. Ovviamente adesso le impostazioni verranno mantenute, quindi i prossimi tracciati che andremo a disegnare avranno uno spessore di traccia di 0,2. Quindi procedo e vado a disegnare anche gli altri elementi. Avvicino la visuale e faccio questi movimenti. Ovviamente qui potrei andare man mano poi a ridurre per esempio lo spessore. Qui potrebbe essere uno spessore di 0,15. E riselezionare lo strumento pennello per andare a tracciare anche gli altri elementi in questo modo. Ovviamente se una curva, per esempio questa, esce un po' male, un po' storta, posso andare a sistemarla utilizzando lo strumento di selezione diretta, oppure posso andare a semplificare il tracciato per poi diciamo riuscire a semplificarlo in maniera molto più rapida. Quindi oggetto, tracciato, semplifica, attivo l'anteprima, vedi la semplificazione va a ridurre il numero dei punti di ancoraggio, do l'ok e a questo punto con lo strumento di selezione posso andare a modificare l'unico punto che è rimasto qui e quindi andare ovviamente a semplificare il mio tracciato. Continuo, riprendo lo strumento pennello e proseguo con il disegno. Ti consiglio di andare molto lentamente quando disegni questi tratti, perché avendo appunto impostato un livello di fedeltà morbido, Illustrator in automatico andrà a creare delle curve morbide, quindi non c'è nessuna fretta, puoi andare molto lentamente come sto facendo io, anche essendo molto impreciso, però Illustrator, vedi, andrà a creare dei tracciati sostanzialmente morbidi. Ok ragazzi, ho terminato il disegno, posso andare adesso a disattivare la visibilità del livello 1 per godermi lo spettacolo. Ovviamente potrei poi andare a cambiare i colori dei miei elementi floreali come ho fatto io qui, e potrei quindi andare anche ad applicare effetti come per esempio ombreggiature e via dicendo.
Avete visto, ragazzi? In poco più di mezz'ora, tagliando il video ovviamente, sono riuscito ad ottenere un fantastico effetto e pensare che all'inizio sembrava una cosa complicatissima. Chiaramente con il mouse non è sempre facile ottenere curve precise e morbide, però spesso basta solo un po' di pazienza, un po' di esercizio e soprattutto la conoscenza di qualche trucchetto di Illustrator. Per questo tutorial è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like oppure un commento se qualcosa non vi è chiaro e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!